Ehi, la ciurma, io sono Mazzatesta e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Allora, dopo aver pacificato tutto, raccolto tutte le cose, cioè pacificato, abbiamo bruciato dei pezzi di legno. Però, ci apprestiamo, insomma, mi ero fermato là off camera. Avevo paura che si triggerasse qualcosa uscendo dal campamento. Vediamo un attimo adesso come funziona la gestione di tutto. Settore conquistato. Ah, l'abbiamo conquistato adesso perché abbiamo bruciato dei legni. Lumber Mill. Quindi dobbiamo andare qua. E dobbiamo di nuovo picchiare gente per prendere una falegnameria. Ok. Ma qua non c'è nulla. Lasciamo già andati. Non so fare niente in realtà io. Boh. Ah, se ne c'è stato curato, ottimo. Tannery and the Lumber Mill. Ok. Adesso sono 4 su 6. Ok. Però, ecco, andiamo su party management, triage, ok. Tutti a posto. No, no, non voglio andarci. Ah no, stanno costruendo un'infrastruttura. Ok, noi andiamo là, vediamo un attimo. Che succede? Ah, ok. L'hanno preso. Qui dobbiamo prendere una tannery. Ok, lo entriamo un attimo in Misi a vedere la roba. Quindi adesso potremo poi fare i primi upgrade, probabilmente. Che tra l'altro non so se c'è tanto scelta in realtà, perché mi sa che, visto come sono posizionate le cose, devi procedere in una seconda, cioè seguendo una determinata direzione. Vediamo un po'. Allora. Come siamo messi noi adesso? Il tizio è ancora in barracks per 16 ore. E va bene, gli upgrade qua ci chiederanno. Questo ci chiede una tannery e un lumber mill, che è quello che stiamo prendendo effettivamente. E questo qua ci dà i tactical items ed è molto buono. Questo fa qua. Crafta oggetti di livello 1. Per una tannery e una iron mine. Poi qua cosa va sul workshop che crafta? Garrison, che penso sia un upgrade di barracks, sì, perché è un livello 2. E qua c'è un legato stent. Ok, questo qua fa più. Dà più oggetti poi. Mentre invece questo aumenta la forza quando prendiamo nuove regioni. Ci sono più oggetti al mercato. Ah, possiamo essere attaccati dal nostro outpost? Ok. Qua oggetti di grado 2, ospedale di livello 3, però il livello 2 è qua. Mi sa che dobbiamo sbloccare un po' tutto, mi sa, eh. Stratagemmi di livello 3. Ah, qua sono delle terme per boostare il morale. Oggetti di livello 3. Più forza che aveva l'1 qua. E il 2 dov'è che ce l'ho? Qua. Ah, bagni è la parte base di Lavacrum. Che è invece il 2. Dov'è il 2 di Lavacrum? Ah no, questo è il 2 perché qua c'è l'1. Ok. No, vanno fatti un po' tutti praticamente in realtà. Mi dà l'idea. Vediamo un attimo se ci sono dei prezzi interessanti per qualcosa. In realtà non è che abbiamo granché da vendere.
Non so, che è un tizio. No, va tutto abbastanza bene in realtà. Noi abbiamo 11 schiavi. Servono per costruire le cose nei porti, per cui... ok, come in Viking, se le mettiamo per costruire una cosa, poi dopo spariscono per sempre, ma la costruisce più in fretta. Va bene. Abbiamo pochi soldi in realtà, mi sa. Abbiamo poco di tutto. Vabbè, siamo all'inizio, non è che possiamo... Non abbiamo niente da fare praticamente. Ora come ora, perché... La secondaria che ci rimane solo da fare è quella di comprare il vino, ma poi il vino là costa una vagonata di soldi. Per cui lasciamo passare il tempo. Tannery l'hanno presa? No, ancora un'ora. Ci sono dei nemici. Ah, c'è un'armata che vuole attaccare Misia. Farei questo, un pretoriano per prendere dei legionari che rallentino l'avanzata. Metterei... questo qua che è leale, questo princeps è leale, dai. Va bene, in realtà non è ben difesa perché i tizi li abbiamo mandati via. Va bene, quindi abbiamo scoperto che possiamo essere attaccati. Se la regione non ha la tua... Se la regione non ha la legione là, la prenderanno senza neanche combattere. Ok, e la vediamo nel... Cosa dice? Abbiamo preso la tannery, ok, per cui dire entriamo qua in Misia e poi costruiamo la... E voglio entrare, ecco, nel campamento. E poi aspettiamo semplicemente, direi. Ma dato ci farà quel giochino stupido della gestione della regione, probabilmente di nuovo. A me piace quel giochino stupido della gestione della regione, perché clicchi delle carte e poi succedono delle cose a caso. Allora, adesso dovremmo poter sbloccare la cosa che ci dà gli oggetti. Per cui i pilum dovremmo poterli avere di nuovo. Upgrades, ecco, Speculator Tent. Vai. E ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già. Ma fichissimo. Allora, mettiamo questo triario qua. Ci mette 52 ore, scusate. C'è qualcuno più potente? 52 ore? 52 ore? 52 ore? Questo non è... No, non è quello che usiamo per curare. Vabbè, tanto dobbiamo aspettare un po' di tempo. Ah, ci ha dato qualcosa perché? Ah, forse ci chiedeva nel quest di fare... Boh, va bene. E non la usciamo e dobbiamo aspettare che arrivino i tizi. Perché qua dobbiamo prendere la roba in realtà, però... Non possiamo prenderla se i tizi minacciano di prendere il forte. Ah, buono sapersi quel tipo. Ah, manpower recovered, ok. Quando è che... Da dove arrivano, tra l'altro?
visto questo? Al Pretoriano ritorna quello che abbiamo mandato con i tizi. Questo manpower recovered, quindi aspetta, adesso abbiamo quanto manpower? Boh. Tre otto novantaquattro. No, dov'è che ce l'ha dato il manpower, boh? Quando è che arrivano ad attaccare più che altro Rasuoli? Rallentati, ma non so se avesse del senso. Quanto cibo consumiamo tra l'altro ogni volta che siamo fermi con un cibo? 6. No bueno. Ah, eccoli che arrivano, ok. Tra 17 ore. Ma tra l'altro forse la barracks avrà anche finito nel mentre di fare le robe. Tullus non è più assente. E Tullus chi è che era? No, non era quello che abbiamo messo. No, questo qua è le barracks, questo qua. Era speculator. Era l'altro Tullus. Questi tornano a qua. Allora, the sound of hooves pounding the earth attracts your attention. One group of angry-looking Greeks clad in civilian garbs are following another group who seem to have a woman tied up on the back on one of her horses. This looks like an abduction. The question is, what are you going to do about it? Direi di rilasciarla. Ok, provo a vedere se potrebbero sopravvivere a un attacco con noi, ma. Quindi si avvicina e cerca di spiegarsi, ma viene interrotto This man subito. abducted my daughter. We want justice. Ha rapito sua figlia. Of course I abducted her. It is tradition. This old bastard's trying to sell his daughter. It's ridiculous. I don't have that kind of money. Ah, ok, vuole che gli dia dei soldi, ma in realtà non ne ha, Some quindi l'ha people are not presa. fit to marry my daughter. You can't even pay the bride price. What will you do for a living? Abduct other people for ransom? Non posso regalargli dei soldi così a caso, mi spiace. Attaccherei quelli che l'hanno rapita. Attack my future son-in-law. This matter doesn't concern you at all. It is not up to you to resolve our family matters. Ah, ok, allora. You arrogant bastards. I may not like this boy, but I will gladly fight you alongside him. Ma vabbè, allora dobbiamo picchiarli tutti a caso? Ma non lo so, io no, scusate, non volevo spendere 400 soldi per. Vabbè. Almeno facciamo qualcosa, no? Mentre aspettiamo queste 40.000 ore di legione straniera. Non c'è modo di non fargli male. Allora, Yulia Kalida. Ok,
E poi visto che ho ancora l'azione, le userei poi su quello. Benissimo. No, come non puoi vederlo? Ah, perché c'è l'altro davanti, vabbè. Allora ce ne occupiamo noi. No, non volevo lui, però vabbè. No, lui è là dietro qua, per cui andiamo qua magari. Giulia, riesci a... Sì. Ma quello è in cover, per cui aspettiamo un attimo. Chi è che rimane? Rimane lui. Allora, muoverei Giulia, Kalida, magari qua. Ma questi li conta come nemici? Questo lo vede adesso? Ah, tanto non ha più... possibilità di fare niente. Questo è terra, scusatemi. Sì, lo manderei là, magari. Questo dovrebbe anche dargli knockdown. Ah no, in realtà no. Ma va bene. Aia. Grande con l'interrupt. Allora tu. Ah, Giulia, questo non lo vede, mi sa, eh? No. Ma da qua sì. No, con uno è rimasto. No, aspetta, lui, eh? Lui. Questo ha ancora l'Inspire, sì. No, è troppo lontano. Vai qua. Fai in spar. Per fortuna che gli ha ripristinato l'attacco l'altro, perché... non è mai una buona idea usare subito quello con Inspire. Però non so perché si è messo a picchiare della gente così a caso. Cioè, è stato un bagno di sangue completamente inutile. A parte che dico, scusa un attimo, se la figlia fosse stata d'accordo non avrei dovuto legarla. Primo punto, per cui... Però se gli abbiamo distrutto... seccato il marito e il padre in un colpo solo. Non è che mi è molto piaciuta come questa, eh. Cioè come... storia in generale. Manpower recovered. Ma non so chi è comunque quel manpower, perché qua continua a dirmi 3894. Adesso arriva l'attacco, dai. Fuck? Non è arrivato? Ah, eccoli, sono loro. Sì. Va bene.
Allora, cos'è che abbiamo? Beh, ho alta possibilità di farcela intanto, però. Allora, 190, 195 è buono. Più loot, più manpower. Andiamo con questo. Con Arpineus. Però c'è molta possibilità di insubordinazione. Forse è più safe andare con questo. Anche se non credo che abbia molto senso andare su cavalleria se siamo chiusi dentro. Però il morale è basso, per cui non lo metterei con un tizio che non è molto apprezzato. Andiamo con questo. How should we position the troops? Ma non siamo in campo aperto, scusate, ci stanno attaccando l'accampamento. Vai con questo. Arcium Latius extendite! Perché c'è entrato l'arco che in realtà lui non sa? Il cavallo? Ma il cavallo? Siamo dentro una campagna. Che cazzo? È tutto fatto a caso sta roba qua. Manpower meno 17. Abbiamo fallito. Ah no, ok, l'arco è entrato perché lui è un arco effettivamente. Meno 27. Ma dai, ce l'abbiamo così fatta. Il cavallo è entrato. Un altro riario, no? Questo dovrebbe portarli quasi a 300. Però ne perdiamo noi anche. No, andiamo così. Ok, speriamo di non perderne troppi. Dai che sono scesi. Dovrebbero scappare, no? Ah no, verrà distrutta completamente alla fine della battaglia se è sotto quel livello là. Ok. Per cui è buono, perché in realtà prima non. Cioè quando abbiamo attaccato loro non li abbiamo solo fatti scappare, per cui. No, dai, stiamo prendendo un fracco di gente. Cioè, si può fare? Farei. Questo forse. Tanto l'abbiamo vinta noi, per cui. Stiamo safe. Mannaggia. Troppa gente, troppa gente. Ok, quello è entrato. Abbiamo praticamente sciolti. Ma ci abbiamo perso 400 persone. Ne abbiamo persi quasi più noi. Non ha molto senso. Ancora. Pure 800 per tirarne giù 500. Questo non ci interessa in realtà. Più morale. Abbiamo bisogno di più morale. Milites exultare. Ok. Buono, abbiamo perso 838.
11 denari, bella roba, proprio. 6 schiavi, ok, 23 razioni, buono, che sono in realtà meno di quello che abbiamo consumato per aspettarli. E sono scattered, ok. Niente loot box, eh? Niente loot box. Allora, cos'è che dobbiamo andare a prendere? Hunting grounds, quarry, farm. Ma in realtà sono già passati 25 minuti, per cui niente. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscriversi per caso non sia già fatto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.